28 minuti e 30 secondi qui allo stadio San Marco di Monte San Giovanni Campano, 0-0 sempre il risultato. Non è successo praticamente nulla negli ultimi 13 minuti che ci hanno separato dal collegamento precedente. Le due squadre sempre ancora a fronteggiarsi, ma nessuna delle due riesce ad avere la prevalenza, neanche grandi occasioni da gol nel periodo non collegato. Se cerchiamo un paio di tiri dalla lunga distanza del Gaeta, che però mai con azione manovrata si è fatto vedere dalle parti di Perna. Adesso la palla nell'area di rigore dei padroni di casa viene messa fuori, c'è del giudice ai 20 metri che stoppa palla, apre sulla sinistra per Fanelli che gioca molto decentrato nel 4-3 di Mister Melchiona. Fanelli mette il primo palo e sbaglia clamorosamente l'impatto con il pallone a un metro dalla porta, mi sembra De Luca che sul cross di Fanelli a seguito di una deviazione si era trovato lì proprio a ridosso della linea di porta, ma non è riuscito a impattare la palla che l'ha superato. Quindi Gaeta per la prima volta concretamente a un passo dalla rete con Di Luca, che però, ripetiamo, non è riuscito neanche a impattare il pallone che gli è sfuggito passandoli a 30 centimetri dal capo. Adesso c'è un calcio di punizione alla tre quarti di campo del versante d'attacco del Gaeta per come poi si è sviluppata l'azione. C'è intanto un cartellino giallo per Pellino e Perduti che si sono scontrati a centrocampo dopo che c'era stato il proseguimento dell'azione. Anzi, vediamo adesso, beh no, si tratta del numero 11 Venditti che ha riportato il cartellino giallo insieme al numero 4 del Gaeta, Pellino. Cartellino giallo. Adesso si attende che l'arbitro prenda nota sul cartellino dei nomi dei calciatori ammoniti. Arbitro che ha ancora qualcosa da dire al capitano del Gaeta, Marco Romeo, che proprio qui sotto la nostra postazione dovete sapere che praticamente ci separano 2 metri dalla recinzione. Attenzione al Monte San Giovanni Campano che tira e parata miracolosa di Fiorini che si distende in tuffo e impedisce il vantaggio. Qui c'è stato chiaramente un buco difensivo centrale del Gaeta che è riuscito a far arrivare al tiro nonostante la difesa fosse praticamente schierata, perché si trattava di una palla sul calcio di punizione. C'è stato un colpo di testa a servire il calciatore del Monte San Giovanni Campano che ha tirato al volo ed è stato bravo Fiorini a impedire il gol del vantaggio con una bella parata distendendosi in tuffo sulla sua sinistra. Il calcio d'angolo per il Monte San Giovanni Campano, palla che spiova al centro, anche i due difensori Matrisciano e Silvestri altissimi vanno in avanti, poi c'è un tiro da fuori di Sperduti che forse avrebbe fatto meglio a mettere palla a terra e a provare il cross al centro dell'area, perché quello che ne è venuto fuori è stato veramente un tiro da dimenticare. Partita che si accende con un paio di occasioni, una per parte, il cross di Fanelli sul quale sono andati a vuoto almeno un paio di calciatori del Gaeta proprio a 2 passi dalla linea, e poi la grande occasione di qualche attimo fa con Fiorini, bravissimo sulla sua sinistra. Ancora Gaeta che trova spazio sul settore di sinistra, la palla al centro per Di Florio, ma c'è Silvestri che anticipa con un bel colpo di testa mettendo la palla in fallo laterale battuto già dal Gaeta. Ancora palla per Fanelli che è un po' l'uomo che cerca di illuminare il gioco d'attacco del Gaeta, anche se finora non ci sono state tante conclusioni in porta, ma è chiaro e evidente che i compagni danno soprattutto a lui la palla per cercare poi maggior fortuna dalle parti dei 16 metri avversari. Adesso un calcio di punizione più o meno nei pressi della panchina del Monte San Giovanni Campano, va del giudice, il numero 8 del Gaeta, a battere tutta la linea difensiva del Monte San Giovanni Campano, retrocede a protezione dei propri 16 metri, adesso praticamente 10 giocatori di casa, tutti sulla linea dell'area di rigore a difendere con le unghie e con i denti il pareggio che darebbe la salvezza alla squadra di Mister Calderoni. Arriva in anticipo bene sul pallone Matrisciano, lo sparacchia poi fuori ben oltre la recinzione. Credo che sia un po' un problema recuperare i palloni perché siamo praticamente sul cocuzzolo di una montagna, dunque non è facile quando il pallone va fuori rimediarlo. Sicuramente i dirigenti, tutti quanti quelli della società avranno escogitato qualche sistema per andare a un recupero il più prolifico possibile, altrimenti ci vorrebbe un capitale soltanto di pallone ad ogni partita. Palla messa avanti da Matrisciano, Silvestri poi serve per Greganti che perde palla, ancora palla verso Silvestri che con un gran calcione di sinistra al volo rimette in avanti, dove però c'è del giudice che fa il break, serve Fanelli, Fanelli mette a terra il pallone con solita eleganza, gira su se stesso, prova a servire sulla sinistra, il compagno anticipato però dall'intervento di Mastrantoni che poi protegge palla
accontentandosi del fallo laterale, palla che però non esce, viene rimessa una volta verso il centro del campo, dove il Gaeta prova a risalire, ma a buon gioco Rosato nel fornir palla verso Mastrantoni, che prova a lanciare in avanti con il numero 3 Greganti, che devo dire, a dispetto del proprio numero di maglia, è praticamente attaccante fisso nello scacchiere tattico di mister Caldaroni, che ha giocato un po' anche con i numeri di maglia, evidentemente, nello studio tattico di questa partita. Fanelli se ne va, Fanelli prova sulla sinistra, poi però perde palla, c'è un contrasto, dice che si può continuare. 34 minuti, 5 secondi del primo tempo, Monte San Giovanni Campano 0, Gaeta 0, a te la linea.